10 febbraio, giorno del ricordo anche a Matera. Per l'occasione il doppio appuntamento in seno alla 35esima edizione del Gezziamoci Festival 2022. Al Giardino del Silenzio, gestito dall'ente parco della Murgia Materana, e nella chiesa di Sant'Agostino. Il primo alle 15.30 con l'iniziativa Parole d'Inciampo e la posizione delle mattonelle in terracotta realizzate nell'ambito del laboratorio artistico di Antonella Mazzilli. Le letture poi selezionate da Onyx Libro, presidio del Libro di Matera. Il superstite di Primo Levi. Dopo di allora, ad ora incerta, quella pena ritorna, e se non trova chi lo ascolti, gli bruci in petto il cuore. Rivede i visi dei suoi compagni, lividi nella prima luce, grigi di polvere di cemento, indistinti per nebbia. Tinti di morte nei sonni inquieti. A notte menano le mascelle sotto la mura greve dei sogni, masticando una rapa che non c'è. Indietro, via di qui, gente sommersa. Andate. Non ho soppiantato nessuno, non ho usurpato il pane di nessuno. Nessuno è morto invece mia. Nessuno. Ritornate nella vostra nebbia. Non è mia colpa se vivo e respiro, e mangio e bevo e dormo e vesto panni. Per noi questo è un momento di chiusura di un'attività che chiamiamo il mese della memoria e che è iniziata qualche settimana fa, perché abbiamo deciso di approfondire uno dei temi di Onyx Libro, che è quello della cura, declinandolo in la cura della memoria. E quindi la memoria per noi è diventato un percorso che oggi si conclude con l'apposizione di queste mattonelle che riportano una frase di Hannah Arendt, che ci ricorda che il male non è localizzato in un luogo preciso o in un tempo preciso, ma il male è ovunque, può essere ovunque, può essere praticato da chiunque e può rigermogliare. E quindi per noi non è una celebrazione, ma è, come le nostre pietre d'inciampo, un modo per inciampare attraverso la parola nelle responsabilità di ognuno di noi, nel costruire un mondo più giusto, un mondo più meno disuguale e quindi più giusto per tutti. Elie Wiesel, La notte. Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per 7 volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini, di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia fede. Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l'eternità il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima e i miei sogni che presero il volto del deserto. Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai. Riflettiamo sul disordine, sul caos. Noi almeno abbiamo riflettuto su questo. Le pietre d'inciampo infatti non sono perfette, non sono precise, le foglie non sono dei rami, sono delle foglie cadute. La frase di Hannah Arendt ci ha portato a capire che la anormalità poi c'è molto vicina, e anche le cose che sembrano normali in realtà non sono in armonia con il tutto, con il resto, quantomeno. Come presidio noi siamo abituati a fare ricerca, ci siamo ritrovate su queste pietre d'inciampo che poi sono diventate parole d'inciampo, perché il libro lo abbiamo trasformato in mattonella, la pagina l'abbiamo trasformata in mattonella nel momento in cui sono state impresse con dei caratteri tipografici di metallo, quelli che una volta servivano a comporre il testo, la pagina, sono diventate delle tracce. Ritrovare un solco, ritrovare una strada, perché forse in tutto questo caos si rischia di perdere, di dimenticare. E nel nostro piccolo abbiamo fatto questo, in maniera disordinata, in maniera pasticciata, in maniera collettiva, là dove non c'erano competenze, non c'erano ruoli definiti,
Alla fine noi abbiamo una frase impressa su un muro e questo già racconta che delle persone si possono incontrare, ricordare e inventare e rimettere un po' di ordine in un angolino di un luogo e rimarranno lì per sempre. Tratto da Notte, nebbia, racconto di Gusen, di Lodovico Barbiano di Belgioioso. Nella vita del campo, le testimonianze sui fatti che accadevano fuori e dentro di esso erano assai spesso fuorvianti. Riflettevano in generale molto più i desideri e le speranze dei detenuti che non la realtà. Arrivavano ondate di notizie, ritrasmesse in furtivi scambi di parole, durante gli incontri fra le squadre, tra detenuti al lavoro. Gli alleati hanno passato il Reno. Oggi nella zuppa ci saranno molte patate. Il capo Hall, tal dei tali, che era riconosciuto come una bestia, è stato ucciso dalle SS. I russi sono a Varsavia. Molto di tutto ciò non era vero, ma bastava che una supposizione somigliasse alle aspettative e alle speranze perché subito la notizia corresse di bocca in bocca come se i fatti fossero realmente avvenuti. Il desiderio creava i fatti e li provava, li confermava attraverso il verdetto delle voci. Quante testimonianze sugli eventi della storia potevano essere nate così? Vi erano tra noi, nei momenti liberi, lunghe discussioni. Erano spazi entro cui la lotta per sopravvivere momentaneamente cessava per dare posto a un civile scambio di parole e di idee. Il luogo è ideale per manifestazioni culturali. Questa è una giornata importante, la giornata del ricordo, e il luogo mi sembra il più adatto per questa cosa. Tant'è che abbiamo, con l'Onyx, abbiamo pensato di poter incastonare nel tufo delle piastrelle che ricordano per un pensiero indelebile che rimanga nella storia. Per cui quell'angolino diventa da oggi angolo del ricordo. Per la presenza proprio di queste piastrelle che sono state posizionate in maniera indelebile. La cosa importante è che questo luogo venga considerato un punto di riferimento per la città, quanto fruibile da tutti, per la riflessione e meditazione, tant'è che è possibile leggere libri. E oggi la Onyx ha portato dei libri che sono attinenti il ricordo, così come ci sono libri di tutti i tipi. Quindi chiunque può portare o portar via libri e leggerli sul posto, chiaramente. Dal diario di Etty Hillesum, 1941-1943. 3 luglio 43, Westenborg. Joppi, Glass, miei cari amici, dalla mia cucetta che è la terza in alto, voglio ancora presto scatenare una vera orgia di lettere. Tra pochi giorni verrà messo un limite a tutto il nostro scrivere. Io diventerò ufficialmente residente nel campo e potrò spedire solo una lettera ogni 2 settimane e dovrò consegnarla aperta. E ci sono ancora alcune coserelle di cui voglio parlare con voi. Ho davvero scritto una lettera così scoraggiata? Quasi non ci riesco a credere. È vero che ci sono dei momenti in cui uno crede di non poter proprio andare avanti, ma poi si va sempre avanti. Anche questo si impara col tempo. Però il paesaggio che abbiamo intorno appare improvvisamente mutato. Il cielo diventa basso e nero. Il nostro modo di sentire la vita subisce dei grandi mutamenti e il nostro cuore diventa completamente grigio e millenario. Ma non è sempre così. Un essere umano è una cosa ben singolare. La vita qui non consuma troppo le mie forze più profonde. Fisicamente sì, va forse un po' giù e spesso si è immensamente tristi, ma il nostro nucleo interiore diventa sempre più forte.
Vorrei che fosse così anche per voi e per tutti i miei amici. È necessario. Dobbiamo ancora condividere molte esperienze e molto lavoro tutti insieme. Perciò, vi raccomando, rimanete al vostro posto di guardia, se ne avete già uno dentro di voi. E per favore, non rattristatevi né disperatevi per me, non c'è motivo. I Levi hanno delle difficoltà, ma appartengono anche loro a quel genere di persone che se la cavano e che hanno molte riserve interiori, malgrado la loro debole costituzione. I bambini sono a volte molto sporchi, l'igiene è il problema più grave qui. Un'altra volta vi scriverò di loro. Vi accludo due righe che avevo cominciato per papà e mamma, ma che non ho avuto più bisogno di spedire. Forse ci troverete qualcosa che vi interessa. Avrei ancora un desiderio, se non sono indiscreta. Un cuscino. Per esempio, un vecchio cuscino di un divano. Quella paglia è proprio un po' dura alla lunga. Ma dalla provincia si possono solo spedire dei pacchetti formato lettera di non più di 2 chili. Forse un cuscino pesa di più. Forse. Se passate da Pan a Amsterdam, siategli molto vicini, vi prego, e portategli anche questa lettera. Potreste spedirlo da lì. Per il resto, il mio unico desiderio è che stiate bene e che siate lieti. Scrivetemi ogni tanto 2 righe innocenti. Con molto, molto affetto. Etty. Campo di fame presso Jaslo, di Wisława Szymborska. Scrivilo, scrivilo, con inchiostro comune su carta comune. Non gli fu dato da mangiare, morirono tutti di fame. Tutti? Quanti? È un grande prato, quante erbe è toccata a testa? Scrivi, non lo so. La storia arrotonda gli scheletri allo zero. 1001 fa sempre 1000. Quell'uomo è come non fosse mai esistito. Un feto immaginario, una culla vuota, un sillabario aperto per nessuno. Aria che ride, grida e cresce. Scala per un vuoto che corre giù in giardino, posto di nessuno nella fila. Siamo su quel prato, dove si è fatto carne. Ma il prato tace, come un testimonio corrotto. Assolato, verde. Non lontano un bosco di legna da masticare, da bere sotto la corteccia, una razione di vista giornaliera, finché non si diventa ciechi. In alto un uccello traversava le labbra, con l'ombra d'ali nutrienti. Le mascelle si aprivano, dente batteva contro dente. Di notte nel cielo brillava una falce e mieteva per il pane sognato. Da icone annerite arrivavano in volo mani con calici vuoti fra le dita. Sullo spiedo di filo spinato ondeggiava un uomo. Si cantava con la terra in bocca. Una leggiadra canzone sulla guerra che colpisce dritto al cuore. Scrivi che silenzio c'è qui. Alle 20 nella chiesa di Sant'Agostino, voci e suoni della memoria con il concerto del quartetto d'archi Alterazioni. Il concerto è un concerto che mette insieme le musiche che sono state per i deportati, sono state una ragione di vita,
una ragione per cui aggrapparsi disperatamente alla vita e alla voglia di vivere. È un concerto recital perché mette insieme anche la forza della parola. Tra le letture che abbiamo scelto per questo pomeriggio ce n'è una che in particolare sottolinea il potere della parola di portare la mente delle persone in cattività a trovare delle ragioni per cui sopravvive, per cui vivere in quel posto d'orrore. E il concerto mette insieme questa forza della parola con la forza della musica, perché l'arte è una delle cose che più vengono sottolineate dai deportati, dai sopravvissuti, come le ragioni per cui sono riusciti a farcela. Noi spesso ci chiediamo come sono riusciti a sopravvivere a questo orrore. E l'arte, la musica e la parola sono due delle ragioni per cui possiamo colmare dei vuoti. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi, freddo il grembo, come malata in terra. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole. Scolpite nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricando, rialzando, ripetete le vostre figlie. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati vi toccano il viso da voi. Un omaggio intanto all'arte, e il nostro pensiero è andato immediatamente agli artisti vittime di queste giornate difficili, perché questo progetto si richiama a un viaggio appunto nella memoria, un concerto che è nato dedicato alla giornata della memoria e quindi alla Shoah, con un'attenzione particolare agli artisti che sono rimasti coinvolti e vittime della Shoah, e ciò nonostante hanno continuato il loro lavoro con quella forza che solo la resilienza del credere disperatamente nell'arte può dare. E poi si è evoluto con un'attenzione alle vicende di questa giornata particolare, che dal 2004 ha un significato assolutamente speciale. Uno sguardo a quei vissuti, uno sguardo fatto con i nostri strumenti, ripercorrendo le parole di alcuni protagonisti, delle poesie accompagnate naturalmente da musica che ricorda, perché ha a che fare con le vicende personali, con i vissuti di artisti vittime delle deportazioni. Ma in queste poesie noi faremo rivivere anche le vittime delle foibe, delle vittime particolari, delle vittime, i figli di quelle persone, in particolare persone che a un certo punto della loro vita, quando erano giovanissimi, quindi parliamo di persone che all'epoca delle foibe avevano 15, 16, 17 anni, si sono visti costretti ad abbandonare quei posti e a cercare riparo. I più fortunati di loro hanno avuto un genitore che ha avuto la possibilità di offrirgli un'altra casa.
abbiamo recuperato delle poesie, delle parole che potessero raccontare di questo spaccato. E quindi che cosa è Voci e Suoni della Memoria? È un omaggio alle vittime e ai figli di quelle vittime, perché tante volte noi pensiamo che la tragedia colpisca chi la sta vivendo in prima persona. Ahimè, la tragedia colpisce in prima battuta chi la vive in prima persona, quindi in prima battuta quegli uomini e quelle donne che hanno subito quelle violenze e quelle atrocità. Ma ahimè, sono violenze che si riverberano per generazioni, la seconda generazione, la terza generazione. Ci vuole un tempo infinito. E questo, Voci e Suoni della Memoria, un omaggio. Siamo in un posto assolutamente straordinario per il suo altissimo valore storico, artistico, come Matera, come tutta la nostra Italia. Mi piace pensare in questi giorni che la preghiera, che certamente è un atto di fede, è un atto che appartiene a un culto, possa esistere anche in un'altra dimensione, che ci possa essere una preghiera anche laica. E questa preghiera laica può abbracciare ancora di più. E lo dico da credente, lo dico da donna di fede, la preghiera laica è una preghiera forte.